Abbiamo questo oggi il quarto appuntamento del nostro corso di diritto ambientale, il seminario dedicato al danno ambientale, tema centrale del corso, del nostro corso seminariale, che non a caso, seminario che non a caso avrebbe dovuto tenersi nel centro del ciclo di incontri. Poi per un contrattempo del quale ho già chiesto scusa in passato e rinnovo le scuse ai nostri ospiti, non si è potuto tenere per la data programmata, di qui la scelta caduta sulla data di oggi. Danno ambientale, che è un tema di notevole interesse, come ognuno vede, per parlarci di quale argomento noi abbiamo due ospiti particolarmente prestigiosi. Il professor Stefano Nestor, è facile, è difficile al tempo stesso presentare il professor Nestor, perché il professor Nestor è talmente tante cose e ha fatto talmente tante cose che per un verso qualunque cosa si ricordi si dice bene, ma al tempo stesso qualunque cosa si dimentichi costituisce una mancanza. Ma a me piace ricordare del professor Nestor, oltre all'attività professionale, all'attività didattica, all'attività accademica, l'essere stato il fondatore e credo tuttora attuale direttore della rivista giuridica dell'ambiente. Mi piace ricordare l'attività di consulenza che ha portato il professor Nestor non solo in Italia ma fuori dei confini nazionali. Poc'anzi mi ricordava, mi diceva a quanto tempo fa risale la sua andata nel Kazakistan, che è una terra che mi è particolarmente, come dire, in questo contingente momento storico cara, per curare il codice dell'ambiente questo non lo dirò, che mi sembra fatto personale, non lo dirò, ma insomma c'è questo elemento in comune. E poi un amico della Camera amministrativa, dei soci della Camera, oltre che legami personali di stima, di amicizia, lega anche il fatto che ci lega anche il fatto che sia sempre stato vicino alle iniziative della Camera amministrativa. E i temi scelti, le due relazioni. Devo dire che queste relazioni hanno un elemento di complementarietà che credo noi coglieremo poi alla fine dopo averle ascoltate. Col professor Nestor abbiamo concordato questo argomento danno all'ambiente e beni comuni. Il professor Nestor ci darà il punto di vista di carattere filosofico, no? Sul concetto dell'ambiente, di danno all'ambiente, dal punto di vista economico. Diceva poc'anzi il professor Nestor che è annoiato al momento da tutto ciò che ha a che fare con il diritto, quindi credo che questa noia che un giurista che ha dedicato tanta parte del suo impegno scientifico all'ambiente abbia dopo tanto tempo, di qui la scelta di indagare il tema sotto profili diversi. Quindi sarà con molta attenzione e con altrettanto interesse che noi ascolteremo il professor Nestor nella sua relazione. E viceversa il consigliere Romanelli, che curerà il versante giuridico dello stesso tema, tratteggiando, dandoci l'evoluzione giurisprudenziale che il danno all'ambiente ha avuto in questo lasso di tempo. Non ho alcun dubbio che si tratterà di relazioni entrambe interessanti, che saranno in grado anche di suscitare, io spero, poi un dibattito, domande da parte vostra. Allora, credo possiamo dare la parola immediatamente al professor Nestor, pregandolo di tenere la sua relazione. Grazie, professor.